Il restauro di due dipinti, Cristo alla colonna e San Pietro il Gallo, ha permesso di scoprire altri due quadri che erano stati tagliati e aggiunti per ingrandire la superficie e inserirli nel contesto delle grandi pareti della chiesa parrocchiale di San Michele di Pagana, uno scrigno di tesori che non smette di sorprendere. La presentazione dei restauri è avvenuta alla presenza del vescovo e della funzionaria storico dell'arte della soprintendenza Alessandra Cabella. In totale sono state eliminate 16 aggiunte ai dipinti originali. E da questi frammenti aggiunti sono uscite fuori delle opere a loro volta complete, che poi andranno restaurate anche loro a loro volta, perché è un peccato lasciarle in un cassetto perché andrebbero o perso come. Per cui sono uscite fuori altre due opere di senso compiuto, praticamente compositivamente complete. Oltre a dei frammenti abbastanza carini, diciamo, c'è dei putti, delle cose, altre invece erano frazioni di nuvole, di cielo, cose di questo genere. Una cosa che accade frequentemente? No, non è per nulla frequente, e mi è capitato pochissimo, ed è una cosa che noi tutti facendo questo lavoro ci auguriamo, quindi di avere questi doni che ex novo capitano. Questa è una nascita, insomma, no? La Chiesa ha vinto, tra virgolette, due magnifiche opere d'arte, una a soggetto mitologico e una invece a soggetto ancora da studiare. Non verranno certamente collocate in chiesa, si studierà insieme al parroco un luogo il più idoneo per poterle godere pubblicamente. Il restauro ha permesso di restituire alla fruizione i due dipinti che ora saranno ricollocati nella chiesa parrocchiale. Non conosciamo un nome e un cognome, non è emersa nessuna cifra, nessuna datazione, nessuna firma. Non ci sono ancora documenti d'archivio che ci dicano un nome e un cognome, ma forse non ce n'è neanche bisogno. Ecco. È una chiesa che ha delle opere d'arte di assoluta eccellenza e rilevanza. C'è anche un'eccellenza di cuore. Come ci siete riusciti? Ma con l'affetto verso questa parrocchia di molti parrocchiani. Ci sono state anche delle istituzioni che ci hanno sostenuto nel passato, dall'amministrazione locale o dalla Compagnia di San Paolo, che ci ha aiutato per i restauri del Maragliano. Però non ho mai avuto difficoltà a trovare anche non parrocchiani, gente che era affezionata alla Chiesa, che la conosceva e desiderava dare un suo apporto.